nulla faceva presagire le cose strane e misteriose che di lì a poco sarebbero accadute. Mentre i babbani, ignari di tutto, dormivano, dalle tenebre piovve un'enorme motocicletta cavalcata da un gigante. Il gigante, di nome Hagrid, lasciò un involto di coperte davanti all'ingresso dell'abitazione al numero 4 di Private Drive. Fra le coperte c'era una piccola creatura. Abad Harry Potter Satanazad. Il bambino sopravvissuto. Dal diavolo! Per 11 lunghi anni, Harry visse con i suoi terribili genitori adottivi, i Dursley. Finché quel fatidico giorno ricevette la lettera che lo invitava a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Hagrid portò Harry a Diagon Alley per acquistare del materiale scolastico decisamente fuori dal comune. Dentro la Gringot, la banca dei maghi, Hagrid prese un vecchio pacchetto dalla camera di sicurezza 713, spiegando a Harry che il contenuto sarebbe stato più al sicuro a Hogwarts. Poco più tardi, Harry salì sull'espresso per Hogwarts al binario 9 e 3 quarti e si lasciò alle spalle il mondo dei babbani. Silente si alzò in piedi. Da quest'anno è vietato l'accesso al corridoio del terzo piano, a meno che non desideriate fare una fine molto dolorosa. Harry si sedette sotto il cappello parlante, sperando con tutto il cuore di non essere assegnato a Serpe Verde, ma a Grifondoro. «Non a Serpe Verde, eh?» gli sussurrò il cappello nell'orecchio. «Potresti diventare grande, sai. Qui, nella tua testa, c'è di tutto, e Serpe Verde ti aiuterebbe sulla via della grandezza, no?» «Beh, se sei proprio così sicuro, meglio...» Grifondoro. Ok. Abba Harry Potter Satan, il bambino sopravvissuto dal diavolo. Dopo quando dice il ragazzo sopravvissuto dal diavolo. Beh, adesso arriva il signor presidente Albus Slytherin, il presidente di Grifondoro.